Cari amici di Mascalucia ad hoc, salve a tutti. Per il centenario della morte di Giovanni Verga ho scelto di leggere La Lupa, una delle novelle di Giovanni Verga, su invito di Francesca Calì, che ringrazio e saluto. Era alta, magra. Aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna, eppure non era più giovane. Era pallida come se avesse sempre addosso la malaria e su quel pallore due occhi grandi così e delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la lupa perché non era sazia giammai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare sola come una cagnaccia con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figlioli e i loro mariti in un batter d'occhio con le sue labbra rosse e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da Satanasso fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua né a Natale, né per ascoltar messa né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto perché era figlia della lupa e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. Una volta la lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro. Ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente col naso sui manipoli e le diceva: «Oh, che avete, mia pina?» Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli quando il sole batteva a piombo, la lupa affastellava manipoli su manipoli e covoni su covoni senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e le domandava di quando in quando: «Ma che volete, mia pina?» Una sera, ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia stanchi dalla lunga giornata e i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: «Te voglio, te che sei bello come il sole e dolce come il miele, voglio te. Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella». La lupa si cacciò le mani nei capelli grattandosi le tempie senza dir parola e se ne andò, né più comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio perché egli lavorava accanto alla sua casa e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. «Prendi il sacco delle olive», disse alla figliuola, «e vieni». Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina e gridava «Oi!» alla mula perché non si arrestasse. «La vuoi, mia figlia Maricchia?» gli domandò la gnà Pina. «Ma cosa gli date a vostra figlia Maricchia?» «Essa la roba di suo padre. E di più, io le do la mia casa. A me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina per stendervi un po' di pagliericcio». «Ah, se è così, se ne può parlare a Natale». Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a fermentare e Maricchia non lo voleva a nessun patto. Ma sua madre l'afferrò per i capelli davanti al focolare e le disse coi denti stretti: «Se non lo pigli,
ti ammazzo. La lupa era quasi malata e la gente andava dicendo che il diavolo, quando invecchia, si fa eremita. Non andava più di qua e di là, non si metteva più sull'uscio con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli e sua madre andava nei campi a lavorare con gli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti. Fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cadere la testa a penzoloni e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro, a tramontana. In quell'ora, fra vespere e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi che si perdevano nell'afa, lontano, verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. «Svegliati», disse la lupa a Nanni che dormiva nel fosso accanto alla siepe polverosa col capo fra le braccia. «Svegliati, che ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola». Nanni spalancò gli occhi imbambolati tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente e gli occhi neri come il carbone, e stese, brancolando, le mani. «Oh, non ne vai in volta, femmina buona, nell'ora fra vespero e nona. Andatevene, andatevene. Non ci venite più nell'aia». Ella se ne andava, infatti, la lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde con gli occhi neri come il carbone. Ma nell'aia ci tornò delle altre volte e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire, anzi, nell'ora fra vespere e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte, e dopo si cacciava le mani nei capelli e le ripeteva ogni volta: «Andatene, andatevene, non ci tornate più nell'aia». Maricchia piangeva notte e giorno e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lacrime e di gelosia, come una lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare dai campi pallida e muta ogni volta. «Scellerata, mamma scellerata! Taci, ladra, ladra, taci! Andrò dal brigadiere, andrò, e vacci!» E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, senza versare una lacrima, come una pazza, perché adesso l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare. Il brigadiere fece chiamare Nanni, lo minacciò sin dalla galera della forca. Nanni si diede a singhiozzare, a strapparsi i capelli, non negò nulla, non tentò di scolparsi. «È la tentazione, è la tentazione dell'inferno. Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno, fatemi ammazzare, mandatemi in prigione, non me la lasciate vedere più, mai, mai». «No, no, brigadiere», disse la lupa. «Io mi sono riservata un cantuccio della cucina per dormirvi quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia. Non voglio andarmene». Poco dopo, Nanni ebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire, ma il parroco ricusò di portargli il signore se la lupa non usciva di casa. La lupa se ne andò. E suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano. Si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo.
e meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. Lasciatemi stare, per carità, lasciatemi in pace. Io ho visto la morte con gli occhi. La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa. Quando non vi vedo è meglio per voi e per me. Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della lupa, che quando gli si ficcavano nei suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall'incantesimo. Pagò delle messe all'anima del purgatorio, andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi e fece pubblicamente sei palme di lingua, strascicone sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa in penitenza. E poi, come la lupa tornava a tentarlo, sentite, non ci venite più nell'aia. Perché se tornate a cercarmi, come è vero è Dio, vi ammazzo. Ammazzami, non me ne importa, ma senza di te non voglio starci. Ehi, come la scorse da lontano in mezzo ai seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, andò a staccare la scure dall'olmo. La lupa lo vide venire pallido e stralunato con la scura che luccicava al sole e non si arretrò di un sol passo. Non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro con le mani piene di banipoli, di papaveri rossi e mangiandoselo con gli occhi neri. «Ah, malanno all'anima vostra!» balbettò Nanni.